Enzo Spalletti è un guardone, confesso a questo punto di vista, che sta in carcere perché ha fatto delle dichiarazioni assurde. Si sa che lui immediatamente, la mattina presto del giorno successivo al delitto, al duplice delitto, parla con la moglie e dice: qua ci sono due cadaveri, io ho visto questi due cadaveri di questi due giovani uccisi, e dà anche qualche particolare sulle scissioni fatte sul corpo della ragazza. Insomma, dimostra che lui questo fatto, a questo fatto ha assistito. Enzo Spalletti, no? L'autista della misericordia, insomma, che frequentava abitualmente quel posto, insomma, come tanti altri, insomma. Venendo in guardia perché la macchina stava, la sua macchina stava lì, era stata vista lì, quindi praticamente. Poi dopo c'è un sacco di, diciamo così, lui disse che aveva saputo del duplice omicidio dei giornali, mentre invece il giornale qui la notizia non era ancora uscita sulla stampa. Se ricordo bene, lui fosse andato in un bar del paese e avesse detto che aveva visto dei morti ammazzati, che c'erano dei morti ammazzati. Quando noi lo interrogammo, però, lui dette delle indicazioni contrastanti, disse, l'ho letto dai giornali, insomma sì, ci furono parecchie contraddizioni, per cui fu arrestato per reticenza. Però durante il periodo del suo arresto, che peraltro poteva essere limitato visto il tipo di reato che veniva contestato, avvenne l'altro omicidio. A un certo punto, durante una di queste telefonate, la persona che telefona alla famiglia, alla moglie di Spalletti, dice: vabbè, ditegli che stia zitto, che fra poco lui verrà scagionato. Mm. Comunque, se sta in galera un po' di tempo, gli sta bene, perché che gli è venuto in mente a quel cretino andare a dire che aveva saputo della notizia dei corpi sul giornale, quando il giornale pubblicò la notizia il giorno dopo?